Abitudine. No, siamo in compagnia della preside Luigi Sturzo. Oggi è il giorno di festa in cui sono stati premiati le eccellenze che hanno dato lustro all'istituto, che è stato anche premiato come il miglior istituto dall'associazione Duscopio. Ecco, come diciamo che il primo istituto tecnico biotecnologico dell'area vesuviana. Sì, è un grande onore, un grande orgoglio per noi tutti. Ecco, diciamo, raccogliere i frutti degli investimenti fatti nel corso degli anni, oggi come l'ha fatta sentire, soprattutto vedere il sindaco contento delle nuove attrezzature e di quelle già presenti nell'istituto? Sì, io sto lavorando qui da 4 anni, ma prima di me, cioè insieme con me, ci sono tanti docenti che stanno lavorando qui anche da anni. È una comunità, lo Sturzo, dove chi arriva si integra immediatamente, per cui ci sono diversi docenti che hanno curato l'immagine e la crescita di questo istituto negli anni. Io sto raccogliendo alcuni frutti, ne sto seminando altri, perché questo non è un traguardo, quello di oggi. È solo un punto di partenza. È un punto di partenza, una tappa che è fondamentale perché poi in sala c'erano gli altri ragazzi che sono ancora al secondo o terzo anno che devono prospettare il loro futuro a scuola. Se lei dovesse consigliare un futuro a questi ragazzi, cosa direbbe loro? Un futuro, andate il massimo di voi stessi, mettete fuori le vostre capacità, i vostri talenti, studiate, perché attraverso lo studio, venite a scuola, studiate, fate esperienza diversa e solo così il vostro futuro sarà quello che sceglierete voi. Preside, c'è una promessa che lei ha strappato al sindaco in base a un lavoro che hanno fatto i ragazzi e a un orientamento turistico, cioè quello di fare da tramite con la sovrintendenza per applicare fuori le ville di Stabie il QR code che è stato elaborato dai ragazzi. Il QR code su tutte e due le ville che spiegano in italiano ovviamente, ma anche in inglese, francese, spagnolo il percorso, diciamo, le ville ai turisti che possono arrivare di diversa nazionalità e quindi visitare le nostre ricchezze. Alle nostre spalle c'è un bellissimo slogan: costruisci il tuo domani, con uno dei diplomi offerti naturalmente da Luigi Sturzo, che da oggi è potenziato con 2 nuovi laboratori. Con altri 2 nuovi laboratori, perché ne avevamo già diversi, sì. Abbiamo arricchito cioè altri 2 nuovi laboratori, ne è finito appena l'allestimento. I nostri ragazzi già ci stavano lavorando dentro prima dell'inaugurazione, perché qui i ragazzi all'Istituto Tecnico Luigi Sturzo curiamo sì la conoscenza sicuramente, senza quella non andiamo da nessuna parte, ma all'Istituto Tecnico si acquisisce anche la competenza, il saper fare, l'agire quotidiano e quindi quello che oggi serve. E non abbandonando mai la conoscenza. Quindi il riscatto, la volontà di questi ragazzi di andare avanti, si appassionano nei laboratori ma anche con le esperienze di alternanza e immaginano il loro futuro, quello che potrà essere, e abbiamo visto oggi i diplomati dello scorso anno che mi dicevano hanno potuto scegliere la facoltà da seguire all'università, non sono stati scelti.